Ancora un'eclatante protesta della marineria di Pescara, Giovanni Verzulli, uno degli armatori insieme a Mimmo Grosso che si è dimesso per protesta perché la situazione è sempre poco chiara. Questa volta che cosa vi ha costretti a questo passo così importante? La situazione che si sta prospettando non è chiara. Noi abbiamo chiesto di tornare in mare. Probabilmente il 14 dovrebbe finire la canaletta di uscita e a oggi non abbiamo nessuna risposta di dragaggio nell'alveo fluviale. Quindi praticamente, insomma, voi dite fatta sta canaletta finisce tutto, non c'è una idea di prosecuzione dei lavori di dragaggio. Esattamente, questo viene fuori in quanto c'è una... la responsabilità dei fanghi non viene a capo, fanno come rimbalzano la palla da un discorso a un altro. Quindi non si sa dove portare questi fanghi. Quindi quando si diceva che potevano servire per il ripascimento della Riviera Sud, non è vero? Francamente dico che ho un po' la mente annebbiata, in quanto ogni giorno cambiano i scenari, oggi dicono una cosa, domani ridicono un'altra, ecco perché siamo arrivati al punto di dire noi ci dimettiamo, adesso i pescatori che fanno quello che vogliono. Probabilmente voi rivolgerete anche alla Procura della Repubblica, è vero? Sì. Sono un po' restio a essere d'accordo a questo epilogo, sarà l'ultimo atto che faremo. Voi vi siete dimessi, ma avete scritto nella vostra lettera che forse per salvare il porto di Pescara ci vorrà un miracolo. Sì, ho detto dall'inizio che ci vuole un miracolo, si sta avverando questo miracolo, al contrario però.